naturalmente non potremo fare materialmente la lettura di tutti i testi in forma integrale. Quest'oggi, secondo il programma, sarebbe stato necessario affrontare, siamo alla linea 27, i capitoli dal 24 al 27, dal 34 al 35 del libro di Isaia. Sarebbero la grande Apocalisse e la piccola Apocalisse di Isaia. Ora, tenete presente, in quella specie di forca blu, questo mi era servito per un'altra lezione, vedete sopra il segmento che finisce. Lì dove è finito scendete giù, Isaia più o meno è a quel livello. Voi dite, Don Renato, ho capito come prima. Nel segmento basso vedete un'interruzione e sotto l'interruzione c'è un triangolo. Eccola. Quella interruzione si chiama esilio. Siamo nel VI secolo avanti Cristo. E naturalmente prima del VI secolo avanti Cristo non viene il quinto, ma viene il settimo. Perché siamo con i numeri rovesci. Prima del settimo viene l'ottavo. Bene. Alla fine dell'VIII secolo il regno del nord cade, Isaia è a Gerusalemme, siamo nell'VIII secolo avanti Cristo. Nell'VIII secolo avanti Cristo le idee che noi troveremo nel brano che questa mattina facciamo oggetto della nostra riflessione, nell'VIII secolo nessuno aveva queste idee, nessuno. Queste idee sono comparse lì dove trovate il rombo, cioè nel secondo secolo circa avanti Cristo, sì, poco prima dei Maccabei. Questo che cosa ci sta a dire? Ci sta a dire che il libro di Isaia classico, che va dal capitolo primo al capitolo 39, è stato manomesso tante volte. Siamo alla linea 28. Allora, nel secolo VIII noi abbiamo il nucleo principale scritto dal profeta. Tra l'VIII e il VII secolo, cioè quello successivo, i suoi discepoli aggiungono al libro del maestro ciò che il maestro non aveva scritto, però aveva detto. I discepoli ricordano qualcosa e dicono qui manca quella profezia che aveva fatto quel giorno, qui manca, che so io, quel canto funebre, qui manca quella rampogna che lui ha fatto al re, qui manca, e hanno aggiunto. In ebraico si vede abbastanza bene, si vedono abbastanza bene questi rattoppi, in italiano no. Poi noi sappiamo che lì dove c'è il cerchio è scritto Sac, storia sacerdotale, in quel periodo vengono pubblicati in un unico grosso volume i libri dei profeti, naturalmente di quei profeti arcaici che erano vissuti fino a quell'epoca. In questa pubblicazione c'è un'altra specie di ripassata di una mano redazionale che aggiusta o aggiunge alcune cose. Infine, in epoca apocalittica, due secoli prima di Cristo, viene ritoccato ancora, e in questo ritocco vengono aggiunti questi testi che sono Isaia 24-27 e Isaia 34-35. Questi testi, dunque, a rigor di logica, non appartengono ovviamente al libro di Isaia. Ciò che è genuino del libro di Isaia è quello che ha scritto lui e quello che hanno aggiunto i discepoli. Quindi le parti dell'VIII e del VII secolo. Il redattore del V-IV secolo non ha fatto tanti danni. Ma ha semplicemente aggiustato alcune frasi per armonizzare il testo di Isaia magari con quello di Michea, suo contemporaneo. Qualche danno invece l'ha fatta la revisione apocalittica, quella che ha aggiunto questi testi, qua e là ha messo delle glosse
che disturbano la lettura del libro. Pazienza. Questa è un po' la storia della nascita. Tutto ispirato, tutto ispirato. Tutto ispirato. Fatto sta che oggi i teologi si fanno questa domanda. Dice, voi biblisti ci avete messo in crisi, come al solito, il biblista è sempre un rompicoccodrilli. E dice, non possiamo più affermare che Dio ha ispirato un autore per un libro. Dio ha ispirato più autori per un libro. Quindi abbiamo la cosiddetta ispirazione continua. In questa ispirazione continua, noi non possiamo isolare gli autori dalla loro comunità, perché l'autore esprime la fede della comunità. E allora i nostri amici dogmatici si stanno chiedendo se non sia anche la comunità coinvolta nell'ispirazione dei libri. E allora noi biblisti abbiamo risposto, va bene, questi sono problemi vostri, non nostri. Però chiedetevi anche se il lettore che legge con occhio di fede questo testo non partecipi anche lui di questa ispirazione, perché il lettore non scrive, legge e basta, ma leggendo cerca il significato e quindi entra in contatto con quello che è più profondo nello scrittore, il quale scrivendo queste parole voleva trasmettere quel messaggio. Noi, attraverso le parole, raggiungiamo quel messaggio. È come se toccassimo la fonte dell'elettricità e prendiamo la scossa. E quindi ci si domanda se in fondo il cosiddetto obiettivo formale dell'ispirazione sia il testo o sia il lettore. Adesso che si arrangino. A noi non interessa niente. Chiaro? Ma siccome loro hanno la chiave della fede, i dogmatici che lavorino adesso, posto il problema, che ci pensino. Lì, alla linea 33 e alla linea 36, io ho voluto mettere l'incipit della grande apocalisse e l'explicit della piccola apocalisse, cioè inizio e fine dei testi apocalittici isaiani. Non vi chiedo di leggere l'ebraico, ma non è difficile. In me, Yahweh, purtroppo il computer ha separato la parola, Bokek Ares, Ue U Bolka, Ue U Paneha, Ue Epiz Yoshbea. Nessuno si commuove, allora commuoviamoci leggendolo in italiano. Ecco, e col dito dovreste fare così. Il me vuol dire ecco. Yehuah sarebbe Yahweh, di per sé Yahweh. Il Signore, bokek, è un participio. Dal verbo bakak, lì hanno messo la Mater Lectionis, il Vau, anche quelli del primo anno sanno che cos'è un Vau, col puntino sopra diventa una O lunga, non più un doppio V. E quando voi avete in una radice verbale la successione O e, i due puntini sotto sono una E, è sempre un participio presente. Bakak vuol dire spaccare. Allora la traduzione esatta sarebbe ecco Yahweh spaccante, non ecco che il Signore spacca. È come se il profeta del secondo secolo vedesse Yahweh mentre fa quella cosa lì. E notate la difficoltà dell'ebraico che non ha il tempo presente. L'ebraico ha il passato, katal, ha il futuro, iktol, il presente non ce l'ha. Questo che voi vedete in questa frase è un modo per fare il presente. In me, Yahweh, bokek, ecco Dio spaccante. Noi tradurremmo, ecco Dio mentre spacca. E facciamo il presente.
o che sta... Esatto. Benissimo. E via discorrendo. Mentre invece la seconda Apocalisse, la piccola, si chiude così. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Solo che il verbo splenderà in italiano c'è, ma in ebraico originale no. In ebraico originale si dice Ue Shimchat, t, mi sta ad indicare che è uno stato costrutto, cioè che va legato a ciò che viene detto dopo. Holam di per sé sarebbe un avverbio, sarebbe felicità per sempre. Shimchat Olam, felicità per sempre, al, hal, sul, rosham, rosh, am, rosh capo, am, di loro, sul loro capo. Hal vi dovrebbe ricordare la seconda parte del nome della compagnia aerea israeliana, El Al. El vuol dire verso, al, su, verso l'alto. El al. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggeranno tristezza e pianto. E vabbè. Se voi notate, già da queste due frasi, c'è la tematica fondamentale dell'Apocalisse, e cioè al Padre Eterno girano i venerdì e fa fuori tutti, spacca la terra, squarcia, la sconvolge, disperde gli abitanti, però dall'altra, sempre lo stesso Dio, dona alle persone questa felicità perenne, questa gioia, tristezza e pianto non ci saranno più. Ora, la nostra domanda è la seguente. Questi due testi di Isaia, che parlano di questi sconvolgimenti finali, della fine del mondo, ma anche della felicità che ne seguirà, sono stati scritti in quale periodo? Abbiamo detto nel secondo secolo. Proviamo a fermarci brevemente a capire che cosa è successo nel mondo ebraico nel secondo secolo. Io ho cercato di riassumervi tutto in tre linee. Linea 40. C'è una confusione politica del diavolo. Da sud premono i lagidi, i Tolomei, perché vogliono la Palestina. Dal nord premono i Seleuci di Damasco perché vogliono la Palestina. Quindi questa Palestina cambia padrone come noi cambiamo camicia ogni giorno. Per cui due mesi gli eserciti del nord conquistavano la Palestina, poi i Tolomei mandavano una spedizione e li ricacciavano via. E quindi gli ebrei non sapevano a chi pagare le tasse, non sapevano a chi fare le denunce nei tribunali, non sapevano a chi ricorrere per chiedere protezione, chiamiamola così, di polizia, non sapevano se avevano la pelle salva, qualora, per esempio, da Betel, circa una quindicina di chilometri a nord di Gerusalemme, potevano scendere giù al Tempio, perché magari a Gerusalemme c'erano gli egiziani e a Betel c'erano i Seleucidi. Fare un piccolo pellegrinaggio voleva dire rimetterci la pelle. Dunque una confusione del genere, per circa una cinquantina d'anni. In questa situazione c'era un aggravio in più. Cultura greca e cultura ebraica si sono scontrate in maniera violentissima. Non si tratta di due lingue diverse, si tratta di due modi diversi di concepire la vita e di concepire i rapporti, di concepire la storia. È tremendo. Voi provate a pensare. Chiudete gli occhi, improvvisamente noi siamo invasi dai musulmani e i musulmani vanno al governo. Non siamo più nel 2002, siamo nel 2002-622, cioè meno gli anni delle gire. Quindi dobbiamo cominciare a tornare indietro di più di mezzo millennio. Quindi
quindi siamo ancora nel 1400 erotti. Chiaro? È una stupidaggine, ma già questo ci sconvolge. I mesi non si chiamano più gennaio, febbraio, marzo. La quaresima è scomparsa, c'è il Ramadan, loro ci sono dentro adesso. I documenti, bisogna imparare l'arabo. Noi possiamo parlare italiano tra di noi, ma tutta l'ufficialità è araba. Vi spiego? Provate a pensare. Le feste liturgiche sono scomparse e abbiamo le loro feste liturgiche. Muore un nostro centenario. Noi siamo abituati a fare il funerale, a portarlo nel cimitero, ma che? Niente funerali. C'è solo il trasloco della casa al margine di una strada. I cimiteri sono al margine della strada per il mondo islamico. Come vi sentite? Non parliamo poi, per voi signore, il rossetto diventa qualcosa di superfluo, il fard anche, il fondotinta non serve, e sarebbe una debacle per certe industrie del beautiful femminile. Vabbè, questo era ciò che era successo in Palestina proprio nella prima metà del secondo secolo avanti Cristo, fra il 200 e il 150. E per di più c'era in mezzo alla cultura questo sincretismo religioso. Cioè, da una parte gli ebrei che sono monoteisti in forma estremamente rigida e chiara, e dall'altro i dominatori che adoravano Tizio, Caio e Sempronio, Yahweh compreso. Questa era la situazione in cui nascono questi testi. Perché li hanno voluti mettere nel libro di Isaia? Proviamo a vedere qual era la situazione dei tempi di Isaia. Siamo alla linea 45. Una confusione politica identica. All'epoca di Isaia si chiamavano egiziani e assiri. Nel secondo secolo si chiamavano seleucidi e tolomei. Più o meno la stessa cosa. Gli assiri sono mesopotamici, i seleucidi invece sono damasceni, cioè sono più a sud. C'era anche uno smarrimento culturale, tremendo. La cultura assira, cuneiforme, ricca di miti, affascinante nella sua cultura, e la cultura ebraica, che all'epoca di Isaia non era avanzatissima. Tenete presente che gli ebrei, per scelta, non amano le arti, allora, quindi niente pittura, non si dipinge la figura umana, niente scultura. Le fusioni servivano per fare simulacri di animaletti o simulacri degli arti guariti dalla divinità. Allora si offriva la gambetta d'argento, il braccio d'argento, la testa d'argento, perché Dio aveva guarito qualcosa. E poi anche allora c'era questo sincretismo pagano da una parte e il monoteismo ebraico dall'altro. Noi sappiamo che gli assiri cercano di imporre agli ebrei usi e costumi e religione mesopotamiche, gli ebrei non vogliono, e allora giubbotte. Proprio è la stessa situazione, proprio perché si tratta della stessa situazione, gli autori sacri del secondo secolo hanno inserito dentro nel libro di Isaia questi testi, perché in tutte e due le situazioni si viveva una situazione di smarrimento e di angoscia. E noi abbiamo visto nella lezione scorsa come i testi apocalittici servissero a consolare, ma anche a dare delle idee forti alla gente in periodi così bui e di smarrimento. Bene, i testi di Isaia, questi testi apocalittici, non hanno quelle caratteristiche pesanti che noi abbiamo visto la volta scorsa, quindi codici cromatici, codici, che so io, aritmetici, codici teriomorfi.
Il linguaggio è ancora abbastanza chiaro, non ha bisogno di decodifica, ma ben le tematiche sono già apocalittiche. Questo ci sta a dire allora che l'apocalittica di Isaia è tra le primissime che il secondo secolo produce, perché a livello letterario non c'è ancora questa specie di preziosità che noi poi troveremo nel libro di Daniele, nel Deutero Zaccaria o, tre secoli dopo, nell'Apocalisse cristiana. Io ho scelto per la nostra riflessione un brano, Isaia 25, dal versetto 6 al versetto 10. Sono quattro versetti, in fondo, non sono tanti, che trattano un tema che è vicino alla tematica liturgica di queste domeniche, di oggi, di domenica prossima e delle altre prime due domeniche di Avvento, e cioè il tema della fine del mondo. Cosa succederà dopo? Tutti quanti noi abbiamo, tra virgolette, giustamente o ingiustamente, non spetta a me dare giudizio, ma insomma la paura ce l'abbiamo, tutti. Chi è tanto credente e anche chi è poco credente. È come se noi dovessimo affrontare l'aldilà volendo dominare la situazione come cerchiamo di dominare la situazione che viviamo oggi. Tutti quanti noi tentiamo di dominare la situazione che viviamo. Cosa farò oggi pomeriggio? Stasera, programma della prossima settimana, oh mamma, stanotte non ho dormito bene, oppure guarda che bene ho dormito stanotte, chissà che cosa mi sta succedendo se non ho dormito bene, se ho dormito bene dico oh mamma che bene mi sento, e cercare di dominare la situazione. Di là non si domina niente, e quindi abbiamo un po' l'angoscia, perché siamo, fra virgolette, in balia, siamo in balia di Dio, stiamo tranquilli. È un po' difficile stare tranquilli, comunque. Questa specie di angoscietta Gesù l'ha affrontata. E l'ha affrontata dicendo che la situazione escatologica, proprio con la parabola di 5-6 domeniche fa, la situazione finale è una situazione da immaginare con un grande banchetto di nozze. E io lì vi ho riportato il testo. Gesù prese per loro in parabola e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. I primi invitati danno forfè, se vi ricordate. Allora questo re manda a chiamare tutti, ovest et boves et universa pecore, porta dentro alle nozze, poi trova il tizio che è senza abito nuziale, ricordate? Bene. Al di là del fatto che questa parabola va a finire male per quell'invitato senza abito nuziale, ma il messaggio di fondo è questo: immaginatevi il dopo morte come una grande festa. Questo è il messaggio primo che Gesù ci dà. Dove? Dove partecipano tutti. Non c'è l'esclusione di nessuno. Questo può dar fastidio a qualcuno di noi. Perché dice come? Dopo aver vissuto 10 anni con Senna in Corrà che ci faceva delle prediche lunghe, chilometri, ce lo dobbiamo tenere così anche in paradiso. Non temete, o è cambiato lui, o siamo cambiati noi, o siamo cambiati tutti e due. Chiaro il concetto? Quindi possiamo vivere bene anche con lui, con la suocera che adesso ci sta di traverso, con certe persone che ci hanno fatto del male, magari lo funzionano anche in buona fede. Saranno cambiati loro, saremo cambiati noi o saremo cambiati tutti e due, ma vivremo bene insieme. Sarà dunque una grande festa con tutti. Questo è un messaggio che Isaia, o meglio questo scrittore anonimo che ha scritto le due Apocalissi, ha anticipato dunque 200 anni prima che Gesù parlasse così. Siamo alla linea 64 del secondo foglio. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti,
di cibi succulenti di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. La condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Naturalmente, letto così, è di una insipidezza assoluta, fatto salvo quel bellissimo versetto che è la linea 71, eliminerà la morte per sempre. Qui ci sentiamo sollevati, ma sul resto non ci interessa un fico secco. Poi se abbiamo magari come me calcoli o cistifelle in delicatezza, cibi succulenti non si può, vini raffinati è pericoloso. Vabbè, proviamo a fare adesso un esame serio del testo. Un esame serio significa vedere che la linea 65 c'è un'espressione sottolineata con due righe: su questo monte. Ba sul har monte hazè, questo. Provate ad andare alla linea 81. Vedete che è la stessa espressione? Questo si chiama, bravissimi, inclusione. Abbiamo il testo che ci facilita nel dirci: io incomincio qui e finisco qua. E allora la linea 85 mettiamo l'espressione su questo monte e la linea 101 mettiamo l'espressione su questo monte. Inizia e finisce, basta. Proviamo ad osservare ancora. Alla linea 65 voi trovate tutti i popoli su questo monte. Alla linea 68, se notate, dovrete trovare su questo monte e poi avete nei due versetti successivi tutti i popoli e tutte le genti. Ci siete? Proviamo a schematizzare. Andiamo alla linea 87-88. Tutti i popoli più su questo monte. Alla linea 88, su questo monte più tutti i popoli. Che cosa trovate? Trovate un parallelismo chiasmatico, cioè si dicono le stesse cose incrociate. Tutte le genti sono parallelismo sinonimico con tutti i popoli, è un rafforzativo. Voi dite: e adesso Don Renato questa cosa cosa ci serve? Ci serve a dire che i versetti 6-7 formano una strofa unica. Sono un blocco letterario dentro alla pericope, cioè non li possiamo leggere separatamente. Il versetto 6-7 formano una unità, una strofa irregolare, ma una strofa. Provate ancora ad esaminare il versetto 8. Che cosa trovate? Trovate fondamentalmente le uniche due volte in cui noi troviamo Yahweh unito al popolo. Yahweh, Yahweh, suo popolo si trova al centro. Vi è chiaro? Formano un'altra unità letteraria. Una seconda strofa, potremmo dire. Versetto 8 sta a sé stante. È diverso dai primi due. E si stacca dagli altri.